Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del divino volere e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa crescere e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Stelle in questa notte, che luce c'è, e penso a te, madre dolcissima, bella sei tu, bianca come luna, che risplende già nel blu. Gioia è vera se tu sei con me, tu che sei prescelta dall'eternità, a te soltanto a te io donerò tutto il cuore e l'amore che ho. Maria, fra le sempre resterò, profumi di cielo, così respirerò, fa fiorire in me le tue splendide virtù, per poter piacere sempre a tuo Gesù. Ave Maria, il Signore è con te. Grazie madre che preghi per me. Libro di Cielo, volume 14, 13 ottobre 1922. Di tutte le mie pene della mia vita nascosta fu spettatrice la mia mamma ed era necessario. Se io ero venuto dal cielo in terra per patire, non per me ma per il bene altrui, dovevo almeno avere una creatura su cui dovevo poggiare quel bene che contenevano le mie pene e quindi muovere la mia cara mamma a ringraziarmi, a lodarmi, ad amarmi, a benedirmi e farle ammirare l'eccesso della mia bontà. Tanto che lei, presa, rapita, commossa alla vista delle mie pene, mi pregava che in vista del gran bene che le portavano le mie pene, non la facessi esente di medesimarla con le mie stesse pene. Per soffrirle, per darmi il ricambio ed essere mia perfetta imitatrice. Se la mia mamma nulla avesse visto, non avrei avuto la mia prima imitatrice, nessun grazie e nessuna lode. Le mie pene, il bene che contenevano, sarebbero rimasti senza effetto, perché non conoscendoli nessuno, non avrei potuto fare il primo appoggio. Sicché lo scopo del gran bene che doveva ricevere la creatura sarebbe andato perduto. Vedi quanto era necessario che almeno una sola fosse a giorno delle mie pene? Volume 14, 11 novembre 1922. Volli la mia mamma, anche santa, che mi seguisse nel mare immenso del volere supremo
e che insieme con me duplicasse tutti gli atti umani, mettendo dopo il mio il duplice suggello degli atti fatti nella mia volontà, su tutti gli atti delle creature. Come mi era dolce la compagnia della mia inseparabile mamma nella mia volontà. La compagnia nell'operare fa sorgere la felicità, la compiacenza, l'amore di tenerezza, la gioia, l'accordo, l'eroismo. L'isolamento produce il contrario. Onde, come operavamo insieme con la mia cara mamma, così sorgevano mari di felicità, di compiacenze da ambo le parti. Mari d'amore che si facevano, che facendo a gara si tuffavano l'uno nell'altro e che producevano grande eroismo. E non per noi soli sorgevano questi mari, ma anche per chi ci avrebbe tenuto compagnia nella nostra volontà. Anzi, questi mari, potrei dire, si convertivano in tante voci che chiamavano l'uomo a vivere nel nostro volere per restituirgli la felicità, la sua natura primiera e tutti i beni che aveva perduto col sottrarsi alla nostra volontà. Volume 15, 22 febbraio 1923. Della mia madre, regina di tutti, si dice che fu la più umile di tutti, perché doveva essere superiore a tutti. Ma per essere più umile di tutti, doveva scendere nel più basso, al di sotto di tutti. E la mia celeste mamma, con la cognizione che aveva del suo Dio creatore e chi era lei, creatura, scendeva nel basso, che come lei scendeva, così noi la innalzavamo, ma tanto che non c'è nessuno che la uguagli. Bene, andiamo a scorrere insieme nel Divin Volere questi tre passaggi mariani di meditazione che riguardano, primo, la condivisione, la conoscenza e la condivisione da parte di Maria Santissima di tutte le sofferenze di Gesù e le motivazioni di questo. Secondo, la condivisione e, come dire, la conoperazione, se si passa questo termine, insomma, di tutti gli atti nella divina volontà che Gesù e Maria hanno fatto insieme. Ecco perché la Madonna è, come dire, non è soltanto un aiuto, ecco, ma è anche una fonte, una possibilità di vita nel divin volere. E l'ultima cosa, uno rapido e acuto sguardo di Aquila sull'umiltà della Divina Maria, che è un pozzo assolutamente insondabile a mente umana e su cui è possibile solo gettare un pallido sguardo, che sia però approfondito, perché la Madonna almeno ci insegna il segreto dell'umiltà in cui tutti poi dobbiamo esercitarci e crescere. Bene, andiamo con ordine. Gesù parla di tutte quante le pene della vita nascosta, di cui sospettatrice la Divina Maria. Quindi non solo ella fu presente, come ci dicono i Vangeli, attestandocelo almeno da un certo punto in poi, ma alla passione fisica, corporale, ecco, esterna di Gesù, ma ella vedeva tutte le pene che Gesù offriva e pativa durante la vita nascosta. Noi sappiamo dagli scritti di Guisa che qui non si tratta semplicemente neanche qui delle semplici pene esterne, no? Già comunque rilevanti, tipo la mortificazione della fuga in Egitto, l'essere sottomessi da parte di un Dio a due creature umane come erano San Giuseppe e la Madonna, l'assoggettarsi alle necessità della vita corporale, quindi alle esigenze del mangiare, del dover riposare, alla dura legge, anche se santificante, insomma, del lavoro tra l'altro molto umile, un lavoro manuale,
il velare la vita divina sotto gli aspetti comunissimi di una persona normalissima. Gesù faceva vita normalissima quando era a Nazareth. Non pensiamo a cose strane, insomma. Andava in sinagoga, sicuramente faceva, diciamo, conduceva una vita certamente non mondana come noi la chiameremmo oggi, ma certamente intesseva dei rapporti sociali, di parentela, insomma, no? Se c'era un matrimonio ci andavano Giuseppe e Maria, adesso non, o forse qualche ricorrenza, qualche occasione, insomma. Noi non conosciamo bene, almeno io non conosco bene, insomma, com'era la vita a quei tempi, no? Se magari, non lo so, c'era qualche momento di fraternità legata a qualche ricorrenza inerente alla vita dei campi, non lo so, il raccolto, la mietitura, non lo sappiamo. Ecco, ma in ogni caso possiamo e dobbiamo pensare, ecco, che fermo restando un certo stile soprannaturale che caratterizzava la vita di Gesù e di Maria, non appariscente però, ecco, ma tutto interiore, che però certamente li portava certamente a non assumere uno stile di vita, ripeto, che noi oggi chiameremo mondano, però per il resto era tutto perfettamente normale. Però noi sappiamo che Gesù aveva delle pene immense causate dal fuoco dell'amore divino, ben peggiore di quella della passione, che ininterrottamente hanno accompagnato il suo interno. Lo dice chiarissimamente, specialmente nelle ore della passione, per chi le fa in quei momenti, insomma, dell'agonia nell'orto spirituale del Getsemani, no? E ne parla in varie altre parti Gesù degli scritti. Quindi a questo vanno aggiungersi, ma sono una sciocchezza, insomma, dinanzi a queste, le penitenze che indubbiamente sia Gesù e la Madonna facevano, i digiuni e le altre forme di austerità, di sacrificio, di offerta, che c'è da pensare senza nessun dubbio che certamente vivevano e praticavano, no? Come non è immaginabile, insomma, che quelle cose, insomma, fatte e vissute dai grandi santi si siano state completamente ignote, insomma, a Gesù e a Maria nella vita terrena, pur nel più assoluto riservo e segreto, insomma, che ha caratterizzato questo tempo, no? Quindi la Madonna era però spettatrice soprattutto di quelle sofferenze che nessuno poteva né vedere né immaginare, perché legate all'interno, quindi, e a questa grande immolazione che la volontà divina ha chiesto al figlio fatto uomo, ecco, di stare in uno stato, diciamo così, ininterrotto di offerta e di sofferenze. E quindi ciò era motivato, come spiega Gesù, dal fatto che la Madonna si muovesse interiormente a ringraziare Gesù, quindi lo potesse vedere, cioè una grazia immensa. Noi non sappiamo esattamente in cosa consistevano queste cose, no? Gesù ci ha fatto già la grazia di rivelarci che ci sono state, darcene qualche piccola descrizione, no? Però noi non possiamo, almeno io non riesco a immaginare bene che significa che Gesù sente dentro di sé non i flagelli di acciaio, di piombo, ma i flagelli di fuoco, non i chiodi di ferro, ma i chiodi di fuoco, e che questo è uno stato che ha accompagnato tutta quanta la sua vita, e la passione esteriore era in confronto a questo un gioco da ragazzi, uno scherzo, no? Ecco, io prendo atto, insomma, di questa realtà. Io dico, come creatura limitata, ma non mi posso rendere perfettamente conto, almeno di che cosa possa significare, no? Con la Madonna questo lo vedeva. E perché potesse ammirare l'eccesso della bontà di Gesù, le sue pene, e lodarlo, ringraziarlo, amarlo, benedirlo, queste sono operazioni, se uno ci pensa bene, assolutamente sconcertanti. Cioè, già a nostro Signore Gesù Cristo, di nostro Signore Gesù Cristo non gliene importa niente, un sacco di gente, anche cristiani cattolici, perché non ci pensano mai, di quello che ha fatto, che noi sappiamo, che ha istituito l'Eucaristia, che ha sofferto la passione, che ha predicato il Vangelo, insomma, no? Che ha risorto. Ecco, la stragrande maggioranza delle persone
sarei proprio stato tranquillamente in fischia di tutte quante queste cose, ci pensa mai. Ma ce ne sono moltissime altre di operazioni divine che Gesù ha fatto, anzi la stragrandissima maggioranza, che sono del tutto ignote, però le ha fatte lo stesso. Cosa ci fa comprendere questo? O quelle che fa per esempio continuamente nella Santissima Eucaristia, no? Quando sta nei tabernacoli. Noi spesso, e facciamo bene, consideriamo quello che noi non facciamo a Gesù Eucaristia nei tabernacoli. Anzi, ci pensa quasi nessuno, anche se ogni tanto bisognerebbe fare un oggetto di rimeditazione. Ma lui rimane lì comunque, perché lui nel tabernacolo sta compiendo delle operazioni benefiche per noi. Nella divina volontà, lo dice anche questo Gesù negli scritti, no? E quindi, se non l'avesse fatti conoscere alla Madonna, cioè dice sì, le faccio lo stesso, d'accordo? E questo ci fa proprio capire lo stile divino, no? Dio fa per il nostro bene, come dire, senza darsi troppa pena, che nessuno gli dirà grazie, come è nostro dovere fare, come è nostro dovere informarci, no? E ricambiare. Ma lui lo fa lo stesso. Ecco che cosa significa l'amore allo stato puro, perché quel bene che deriva da quel suo fare scenda comunque. E in questo Gesù è il modello di tutti, no? Le anime che fanno maggiormente bene all'umanità sono le anime nascoste. Poi nella divina volontà ancora di più. Una suora di clausura, un'anima vittima che nessuno conosce, che si consumano per la salvezza dei peccatori, per l'innovamento della Chiesa, per le anime del purgatorio, fanno un bene infinito e totalmente sconosciuto e ignorato, certe volte veramente conosciuto da Dio solo e forse dal confessore o dal padre spirituale che segue queste anime, e basta. Ecco, questa è una grande lezione. Ecco, Gesù però spiega anche che se non ci fosse stata nemmeno questa creatura che conoscesse e ricambiasse queste cose, tutto il bene fatto non avrebbe avuto questo punto di appoggio, dice lui, no? Perché altrimenti sarebbe andato perduto lo scopo del gran bene che da tutte queste sofferenze doveva ricevere la creatura. Quindi direttamente cosa significa, no? Che anche possiamo sperare che questo significhi che, ecco perché è così importante conoscere anzitutto i prodigi del divino volere, che dalla conoscenza e quindi dalla conseguente lode e gratitudine che genera la conoscenza nella creatura, derivano degli ulteriori effetti benefici e su coloro per i quali quel bene è dalla divina volontà fatto operato, che non ci sarebbero senza questo ricambio di lode, di ringraziamento e di adorazione. In base a quello che abbiamo letto qui è lecito, ecco, pensare una conseguenza di questo genere. E anche c'è un'altra cosa, che se nessuno vede non può imitare, no? Noi possiamo imitare ciò che vediamo, e la Madonna è stata la perfetta imitatrice e di Gesù, oltre che la mamma, la discepola e tante altre cose, no? Andiamo adesso a vedere i frutti degli atti che Gesù e Maria hanno fatto insieme. Noi sappiamo che nella vita terrena di Gesù, oltre a questo stato, diciamo così, di passione interiore ininterrotta, lunghi anni di vita nascosta sono stati da lui dedicati a rifare nella divina volontà tutti gli atti umani di tutti gli esseri umani. È questa operazione che Gesù ha fatto, che sta a fondamento di un particolare e assai santificante esercizio che si deve imparare a fare nel divino volere, che è rifare tutti quanti gli atti della nostra esistenza, andando a prendere quelli che Gesù ha già fatto per noi ed operando, come dire, una eliminazione, diciamo così, spirituale di ciò che di male noi abbiamo fatto, chiaramente attraverso degli esercizi interiori, e l'acquisizione di tutto il bene che Gesù ha già fatto per noi e che attende solo di essere preso.
Questa a mio avviso è un'altra delle rivelazioni, se vogliamo chiamarle così, assolutamente sconcertanti di questo mondo. E che dice, queste diventano efficaci pienamente per noi solo se riconoscendo e quindi conoscendo queste cose che Gesù ha fatto e credendoci, compiamo quei particolari esercizi interiori, saranno prossimamente oggetto di una dettagliata catechesi, che servono per fare propri, nostri, questi atti che già lo sono. Da un punto di vista oggettivo, perché Gesù li ha già fatti, ma non li ha fatti soltanto Gesù. Ecco qua. Anche la Divina Maria, anche la Madonna. C'era un duplice suggello degli atti fatti nella mia volontà. Quindi anche la Madonna, per tutta la vita terrena, stava rifacendo gli atti di tutti gli uomini presenti, passati e futuri, riparando per tutti e dando la possibilità a ciascuno di rivestirsi come se fossero propri degli atti nel divin volere fatti dalla Divina Maria. Ecco una cosa, per esempio, no, che San Luigi non poteva sapere e che però la consacrazione Totus Tuus già ci mette dentro questa realtà, perché spogliandosi di tutto se stesso, dice San Luigi, l'anima si riveste di Maria Santissima, dei suoi meriti e delle sue virtù, no? Quando fa l'esempio l'interpretazione allegorica nel Trattato della Vera Devozione delle figure di Esaù e di Giacobbe, no? Quindi, bellissima. Ma si arriva fino a questi livelli. E attenzione, poi Gesù dice un'altra cosa, che questo operare con questi fini congiuntamente generava un'intimissima e ulteriore fonte di comunione profondissima tra Gesù e Maria, quindi uno stato, come dire, di ecco, lì lo chiama di compagnia, no? Io vorrei dire di santa complicità, dell'intendersi in tutto, no? Dice Gesù, la compagnia nell'operare fa sorgere la felicità, la compiacenza, l'amore di tenerezza, la gioia, l'accordo e l'eroismo, perché due che operano insieme sono felici e poi, se mi si passa il termine, si caricano a vicenda, si spronano a vicenda, si emulano a vicenda. Si stimolano a vicenda, ecco, ad andare sempre di più, sempre oltre, sempre di più, sempre oltre, sempre di più nella condivisione di questo grande ideale, di questo grande obiettivo, no? Ecco. E qui Gesù dice anche un'altra cosa, che mentre la compagnia produce questa magnifica dinamica, l'isolamento produce il contrario. Guai a chi è solo. A chi è solo anzitutto nel senso che non opera in perfetta comunione con Gesù e con Maria, ma anche a chi volendo fare, come quasi tutti fanno, tutte le cose di testa sua, finisce anche con l'isolarsi dagli strumenti, dagli ausili soprannaturali o anche umani che Gesù dà nella vita di fede. È un guaio. Cioè è un guaio nel senso che produce danni, produce male. E queste operazioni congiunte, dice Gesù, facevano sorgere mari di felicità, di compiacenze, mari di amore che si tuffavano l'uno per l'altro. E qui poi c'è la cosa bellissima. E non per noi soli sorgevano questi mari, ma anche per chi ci avrebbe tenuto compagnia della nostra volontà. Cosa sta dicendo? Che se tu cominci ad operare in questo modo, tu comincerai a essere un socio, un collaboratore, un amico, un compagno di Gesù e di Maria. E i gaudi loro, tu li comincerai a sentire e loro sentiranno i tuoi nell'operare nel divin volere. Questi mari si convertivano in tante voci che chiamavano l'uomo a vivere nel nostro volere per restituirgli la felicità. E tutti i beni che aveva perduto col sottrarsi della nostra volontà e la sua natura primiera. Quindi io ho sempre sostenuto, ritengo fermamente che se si crede veramente a queste parole,
cioè che se tu entri in questo mondo vivrai una vita felice, non per scherzo, avrai una sostanziale restituzione, non istantanea, ma certamente questo è una cosa che si vivrà quando si è, quando ci si stanzia, quando ci si consolida, quando si entra davvero nel regno del divin volere, della nostra natura primiera, cioè della condizione di perfezione con cui siamo usciti dalle mani del Creatore. Non escluso, a mio modestissimo avviso, parere personale, però se uno riflette teologicamente, quella che si chiama in teologia la confermazione in grazia, che è un dono straordinario che il Signore fa, cioè lo stanziarsi nella grazia divina senza che ci sia più la possibilità, per dono di Dio, di uscire dalla sua grazia, che è un dono che non viola la libertà della creatura, ecco, ma che ratifica, quindi dandole questo sigillo soprannaturale, le scelte che la creatura ha fatto di essere tutta del Signore, perché è in questo senso che deve intendersi la confermazione in grazia, no? Se nella divina volontà il diavolo scappa, le passioni cessano di essere attive, di darci fastidio, d'accordo? E si vive solo di Gesù e di Maria, e per Gesù e di Maria, come se non ci fosse nessun altro che loro due intorno a noi, la conseguenza mi sembra abbastanza ovvia. E si riscopriranno una montagna di beni perduti col sottrarsi alla nostra volontà. La Madonna queste cose le ha vissute per prima, e ne è quindi, come dire, testimone, e anche, come dire, realizzatrice, ecco, se vogliamo, nelle anime che le aprono il cuore, le chiedono aiuto e si rivolgono anche a lei per entrare nella divina volontà, o vogliono fare vita nel divin volere con lei, perché farlo con lei e farlo con Gesù è la stessa cosa. Non ci si spaventi, no? Cioè, è la condizione ontologica di Gesù che è incommensurabile con quella della Madonna, perché Gesù è il Verbo incarnato, no? E sono anche il fine specifico, insomma, della sua missione, che solo lui poteva compiere, quella della redenzione, perché solo lui aveva la dignità appunto infinita, ontologica, intrinseca, della seconda persona della Santissima Trinità, no? Ma sotto il punto di vista della vita nel divin volere, l'umanità di Gesù e l'umanità di Maria hanno vissuto allo stesso modo. Perché come Gesù non ha fatto nemmeno un secondo della sua esistenza la volontà propria, così non l'ha fatto la Madonna. Come Gesù non ha compiuto nessun atto, neanche minimo, fuori del divin volere, non l'ha fatto neanche la Madonna. Vedete, come Gesù ininterrottamente ha sofferto per noi, così la Madonna ha consofferto con lui, partecipando in tutto e per tutto le sue intime, sconosciute, ma note a lei solo, pene. Ecco, un ultimissimo flash sull'umiltà della Madonna, tanto per chiudere in bellezza questa meditazione. Ella fu la più umile di tutti, senza nessun dubbio. E perché? Perché doveva essere superiore a tutti. Solo chi si mette all'ultimo posto è il numero uno. Questa è la logica evangelica. E attenzione, per mettersi all'ultimo posto, ecco, non occorre affatto andare a cercare la fonte dell'umiliazione nei peccati commessi, anche se i peccati o gli errori commessi, come dire, San Tommaso direbbe accidentalmente, quindi sono una fonte di grande crescita nell'umiltà, se si impara a farne retto uso. Ma la Madonna peccati non ne ha fatti, eppure era la più umile di tutti, perché il fondamento dell'umiltà non è ad andarsi per forza a ricercare nella peccaminosità, che è proprio una aberrazione che certamente dimostra l'imperfezione dell'uomo, perché potendo esercitare male il libero arbitrio ne attesta proprio la infinita distanza, insomma, da Dio. Dio il male non lo fa per nessun motivo,
non c'è nulla che possa tentarlo o tirarlo verso il male. No, noi non siamo così. Però il fondamento dell'umiltà non sta in questo, ma sta nella meditazione approfondita, nella conoscenza dell'abisso che separa la creatura dal creatore. Cioè la Madonna sapeva perfettamente, con una cognizione non semplicemente astratta, intellettuale o teorica, che noi siamo veramente un nulla. E lei tale si sentiva, e anche tutte quante le grazie che riceveva, lei le accoglieva come una cosa, come dire, non dovuta. Ma signora, me l'ha fatta a me questa cosa qua, a me che sono la più piccola e la più insignificante di tutte quante le anime. Non diceva queste cose mentendo o atteggiandosi, no, ma perché sprofondava appunto in questo nulla, e di tutte quelle grazie che la circondavano, che la attorniavano, che non sapeva più dove metterle, continuamente, oltre a sentirsene infinitamente grata, se ne sentiva profondamente indegna. E non perché era una grande peccatrice, d'accordo? Ma perché riconosceva che tutte quelle cose sono cose divine e che in quanto tali non possono e non devono, non c'è nessun diritto da parte nostra di averle. Cioè, diritti da parte nostra non ci stanno nemmeno ad essere, nemmeno a respirare, nemmeno a calpestare il suolo che calca nei nostri piedi. Noi non abbiamo niente, d'accordo? Perché lo stesso nostro essere non è altro che un atto che la divina volontà, d'accordo, immediatamente, istantaneamente irrevocabile. Dio in questo momento potrebbe non soltanto farmi morire, ma farmi tornare in un battito di ciglia, anzi meno, nel nulla da cui vengo. Nella situazione in cui stavo, per esempio, nel 1967, dove semplicemente non c'ero. E come io non posso fare, non ho potuto fare nulla, d'accordo? Dobbiamo ben meditare, no? Se io avrei voluto nascere nel 1950, tu tutto quello che ti pare, ma tu, io sono nato quando Dio voleva che io nascessi, d'accordo? Né un giorno prima né un giorno dopo. E queste non sono cose che io posso cambiare, no? Cioè, la protervia, la follia, la pertinacia, la superbia degli uomini, se, come dire, si schianterebbe contro la semplice constatazione di alcuni dati di fatto che chiunque potrebbe comprendere, basta che imparasse, cosa che gli uomini non fanno, a entrare un po' in se stessi, a fare un po' di silenzio, a riflettere un pochino, poco. Ma questo gli uomini non lo fanno, e fanno una vita da folli scriteriati, che è ridicola, tra l'altro. Non è soltanto, come dire, degna di ogni sorta di biasimo, perché foriera di un sacco di danni, ma è una cosa del tutto ridicola. Cioè, la superbia è un vizio ridicolo. È il vizio che ha fatto diventare Lucifero Satana, perché Lucifero voleva essere come il creatore, d'accordo? Voleva essere elevato, cioè altro che l'incarnazione del verbo, lui voleva, che è una cosa completamente assurda, voleva essere come Dio. Ma come ho detto tante volte in qualche catechesi, è impossibile diventare come Dio, perché Dio è l'increato, cioè l'essere increato, quindi l'essere appunto divino, lo pone su un piano che questo piano non lo può comunicare neanche lui a nessuno, pur nella sua onnipotenza, neanche la Madonna c'era questa cosa qui, d'accordo? La Madonna ripiena di tutte quante le grazie donne di questo mondo, ma rimane una creatura, non è eterna, non è infinita, non è immensa in se stessa. Certo, quanto più la creatura si annienta, tanto più Dio la riveste di tante belle cose. E ce la riveste proprio perché sono cose che possono essere ben, come dire, donate e ben partecipate, perché non diventeranno la rovina della creatura, perché non è che se la Madonna si guarda allo specchio e si vede, perché si vede così bella com'è, perché l'umiltà non è menzogna, quindi prendere atto anche di tante cose belle che il Signore ci ha fatto non è superbia, è dovere farlo. Ma perché? Perché tu gliene renda grazie, come diciamo nella messa, sempre in ogni luogo, perché non c'è niente di tuo, d'accordo? Non ti attacchi a nulla e lo ringrazi, e ne resti come restava lei,
bigottito, stupito, cercando solo, come lei faceva, di corrispondere con una vita adeguata ai doni ricevuti da Dio. Punto e basta. È una cosa molto semplice per certi aspetti in umiltà. Ma proprio perché è molto semplice, gli uomini che sono molto complicati, purtroppo, poco hanno a che fare con questa virtù. E chi poco ha a che fare con questa virtù, da Dio riceve poco o, più sovente ancora, proprio niente. Fino a quando non accetta di umiliarsi davanti a Lui, di prendere coscienza di chi è Lui e chi è Dio. Portaci, Divina Maria, dentro i segreti del tuo cuore, ecco, soprattutto nell'abisso della tua umiltà, perché possiamo rivestirci pienamente di questa virtù così tanto gradita al cielo, che ha il potere di aprirlo senza nessun limite. Noi desideriamo, ecco, condividere la tua felicità e quella di Gesù nella vita del Divino Volere, credendo fermissimamente che questo accade e accadrà a chi entrerà in questo mondo divino, anche se questo comporterà la condivisione delle sofferenze tue e di Gesù, ma vissute nel divin volere, anche quelle concorrono, pur senza togliere evidentemente il dolore e la tribolazione, a formare il florileggio della felicità terrena, che per i figli del Divino Volere è un preludio reale e un prodromo di quella eterna. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, amen.